pomeriggio per ora, che è quello dell'esclusione a scuola con l'indicazione del 10 di settembre. Allora, questa è figlia della velocità con cui è stata approvata, della vicinanza con cui è stata approvata la legge rispetto ai giorni che mancano all'inizio della scuola. Perché il processo che è previsto in maniera ordinaria è un processo molto diverso, che vi dico ha come obiettivo non quello di lasciare fuori i bambini, ma è quello di far vaccinare, perché ve lo ricordo, prevede che il bambino si iscriva, non so, a gennaio, adesso gennaio e febbraio i bambini si iscrivono a scuola, io ho due figli adolescenti, mi sembra che quelli siano i momenti. Entro il 10 marzo le scuole che hanno quindi raccolto le iscrizioni segnalano, questo avverrà dal 2019-20, giusto, alle ATS l'elenco dei propri figli, ok? E entro il 10 giugno rinviare alle scuole dicendo: guarda, di questi 100, questi 10 non sono vaccinati e quindi mi devono fare la richiesta. Le ASL chiede entro il 10 luglio alle famiglie se magari, voglio dire, hanno fatto le vaccinazioni e non risultano o quant'altro, dopodiché entro il 20 luglio segnala quelli che non sono vaccinati e da quel punto parte la procedura per l'obbligo, per, diciamo, si chiama formale adempimento, il recupero dell'inadempimento, no? Quindi tutto in maniera preventiva rispetto all'inizio della scuola, perché parliamo alla peggio dal 20 luglio al 10 settembre, in cui interloquisce, ma con una procedura che è scritta in maniera molto puntuale nella circolare, e cioè dice che una volta che viene segnalata le ATS devono o le ASST contattare le famiglie, incontrarle, addirittura la circolare dice per una prima volta, se la persona non si presenta gli mandi una raccomandata RR per un secondo colloquio, che deve essere un colloquio approfondito, un colloquio personale, e se la persona a quel punto non decide di fare, ma c'è il proprio figlio, parte la procedura di inadempienza. Quindi la legge prevede che tu faccia un percorso preventivo per farli vaccinare. Il problema è che tutto questo oggi, nella fase transitoria, non è stato previsto, contemplato, quando è una data del 10 di settembre che avviene a ridosso in mondo. Allora, in Regione Lombardia abbiamo deciso di adottare una procedura che eviti il paradosso che quello che era, che il tema di lasciare a scuola il bambino, di lasciare a casa il bambino, sia un elemento preponderante rispetto a quello di farlo vaccinare, e che paradossalmente mette in uno squilibrio la famiglia che fa la richiesta di vaccinare il proprio figlio entro il 10, poi magari dopo 2-3 mesi non lo vaccina e il bambino nel frattempo è andato a scuola normalmente, rispetto a quella che magari si è dimenticata, il 10 non l'ha presentata la propria richiesta, che invece immediatamente viene lasciato fuori da scuola. Questo è uno squilibrio che in qualche modo, diciamo, non rispetta la ratio più vera della norma ed è fortemente penalizzante. Allora noi lunedì 4 andremo a portare una delibera che prevede il fatto che anche i bambini, per i bambini che il 10 settembre non si presentano agli asili nido, possono continuare a frequentarlo, ma da quel momento parta il processo formale di recupero dell'adempimento, che è un processo che è fortemente scadenzato, che durerà 30 giorni e che prevede sostanzialmente che la scuola entro 10 giorni debba segnalare alle ATS di tutti i propri bambini, quelli che hanno fatto la certificazione o presentato il certificato, quelli che hanno, e adesso vedete anche, mandiamo la flowchart, come si chiama, con tutte le indicazioni, c'è la procedura di Regione Lombardia che ve la metteremo, l'avete forse in cartella, e quindi per i bambini che non avranno presentato il certificato entro il 10, entro 10 giorni le scuole le segnalano, devono segnalare tutti i bambini, quindi quelli che hanno la certificazione, quelli che hanno presentato la domanda e quelli che non hanno presentato niente. Le ATS devono verificare, perché uno può aver fatto la tua certificazione, va bene, la verificheremo,
sulla domanda, sulla richiesta di appuntamento, potrebbe anche essere che una persona ha mandato una raccomandata RR vuota, per dire, e quindi dobbiamo verificare se effettivamente c'è o non c'è questa richiesta, o per coloro che non hanno presentato nulla, entro 15 giorni verranno convocati con raccomandata RR, quindi immediatamente, quindi passati i primi 10, entro 15 giorni verranno convocati in un incontro, e qui facciamo salvo anche il valore con cui la Regione Lombardia ha sempre lavorato, che è un incontro di informazione singolo, fatto con degli esperti che, incontrando le famiglie, proveranno ad aiutare, capiranno quali sono i dubbi che le famiglie hanno, li aiuteranno a superarli, a sciogliere le resistenze che hanno, a fargli capire l'importanza della vaccinazione. E quindi noi qui non andiamo a, voglio dire, avere un'azione draconiana per cui tu hai dubbi, non presenti la certificazione, sei fuori. No, io ti voglio accompagnare, spiegare, aiutare con i nostri esperti a capire quali sono le motivazioni dell'importanza delle vaccinazioni, sciogliere tutti i dubbi. A quel punto, dopo questo incontro, entro i 15 giorni successivi dovranno essere fatte le vaccinazioni. Quindi aiutiamo anche coloro che non presentano il 10 la vaccinazione, possono farlo perché hanno dei dubbi e delle resistenze, e non ha senso oggi lasciarli fuori solo per questo, possono farlo anche perché qualcuno potrebbe anche non presentarla per tanti altri motivi, ci sembra non corretto e non giusto lasciarli fuori per questo motivo, ma dargli la possibilità di recuperare questo tempo. Questa norma avrà un valore cogente per gli asili nido, che sono dove sapete le regole di ingaggio sono di competenza di Regione Lombardia, e sono a disposizione per l'adesione anche nelle scuole materne. Noi abbiamo già preso contatti con ANCI, invieremo questa procedura nelle prossime ore, e al fine di avere una loro condivisione avremo un incontro venerdì mattina perché ci possa essere una condivisione di questa procedura, e quindi anche i comuni possono aderire a questa procedura, e anche per i bambini che si presentano nelle scuole materne, diciamo comunali, poter dire noi abbiamo aderito alla procedura di Regione Lombardia, e quindi la attiviamo subito, e dentro 10 giorni potranno presentare la documentazione, e quindi verificare, dare, diciamo, un po' più di tempo per lavorare sulle famiglie.